E salve a tutti, gente, qua Jinkai che parla, qui con un nuovo gioco, Kirby Star Allies, uscito nel 2018 da Platovis. Finalmente un gioco che non lagga, dico questo come prime parole. Oh, ora questo gioco è su Switch, finalmente non devo più pensare al cambiamento. E sì, ho già fatto tutti gli aggiornamenti. Il bello di fare il gioco in quest'anno è avere già tutti gli aggiornamenti disponibili fin dal primo episodio. È arrivato un nuovo aggiornamento gratuito, sì, dice già che è il terzo. Abbiamo loro. Mi sa che adesso abbiamo tutto l'elenco, sappiato. Marx. Gui. Adeline Ribbon. Meta Knight Nero. Darush. Magolor. Taranza. E Susie. Non ho mai visto cosa succedeva se effettivamente uno entra con un gioco appena aggiornato per la prima volta. Ora ci sono 12 amici di sogno. Wow, puoi usarli come alleati. Puoi chiamarle gli amici di sogno Palazzo dei Sogni quando a metà storia. Forma la tua squadra da sogno. Sì, ecco, ripeto, ecco, è sempre questa cosa bella. Oltre ai quadri che devono essere riempiti tutti, sono Madonna 15 in totale. Però molti hanno provato il gioco appena uscito e non c'erano tutti questi personaggi all'inizio. Quindi secondo me sarà un po' più bello. Ah, va bene. E il bello è che non devo fare neanche tutti questi procedimenti per mantenere lo schermo acceso, cose varie. Oh, che bello. Va bene, modalità storia. Iniziamo. Mondo della pace, Dreamland. E si va! Bene, mettiamo in chiaro quello che Kirby sa in questo momento. I Waddle Dee stanno portando del cibo al castello di Dedede. Perché probabilmente Dedede l'ha chiesto. E sì, è un ritorno alla prima, al primo gioco in cui la storia principale era solo quello. Ferma Dedede da smettere di rubare il cibo degli altri. E sì, innanzitutto la mappa, wow, è completamente diversa da tutti gli altri giochi di Kirby. Ma il bello è che è diverso per ogni mondo, però. Iniziamo subito dal primo livello.
Questo gioco ha pressoché quasi dimenticato tutto ciò che c'erano negli scorsi due giochi, quindi le meccaniche sono tornate, cioè, meccaniche no, però nel senso il modo in cui si ci muove nei livelli è ritornato un po' ad Adventure Wii, diciamo. Però me, non l'ho ancora detto, ma che grafica fenomenale. Oh, che bello. Ah, scusami, ho sbagliato il tutorial. Potendo. Ciao. E sappiamo tutti come fa così. Infatti il gioco non è più su due layout come era il tempo dell'Axe e il Planet Robobot. A molti effettivamente è dispiaciuta questa cosa, era una buona meccanica. Va bene, insomma. Era per non far confusione. Per i Kirby per il 3DS potevano essere. I cuori amici, stringi noi amicizia con i cuori amici. Ecco una delle meccaniche principali del gioco. Comunque, stavo dicendo, è ritornato un po' ad Adventure Wii la cosa perché sul 3DS potevano concentrarsi in meccaniche un po' più, come dire, pesanti perché non c'era multiplayer, ma quando c'è multiplayer tendono a lasciare un po' tutto sul semplice per far gestire tutto meglio. Quindi tanti amici, fino a 4 amici. Meccanica presa effettivamente da Superstar, ma resa estesa, diciamo. Ed è fighissimo. Soprattutto se puoi accedere al multiplayer. Sorry, non ho multiplayer qua con questo gioco. Scusate. Oh, è anche molto più comodo però del giochi del 3DS, dubbiamo. Sì, ecco, ci hanno appena fatto vedere un po' come ragiona la CPU. La CPU, a seconda delle cose che fai, è programmata per fare qualcosa. Insomma, non sono intelligenti come delle persone, ma se capisci come ragiona la CPU può essere un po' più semplice il gioco. Au, sono intelligentissimo. E è qua che ce lo diranno, vero? Sì. Ci stanno per dire l'altra meccanica nuova, o meglio, nuova tra virgolette. Premix, ok. Fai questo. Innanzitutto ci chiede chi sostituirlo, suggerisco colui che già ha qualcosa. E sollevando, la CPU capisce che devi darglielo. Questo è un casino quando si ha più di cose. Sono ritornate le abilità combinate, ma solamente per elementi e oggetti, diciamo. Adesso sono tornati tutti adesso. Tipo, se alzo. Ecco, lo fanno anche loro. Vai. Ci sono due tipi di adesso power up, diciamo, sia di Kirby che per gli amici. Sono quelli elementali, fuoco, acqua, ghiaccio, cose varie. E quelli armi, insomma. Quelli con le armi si possono mischiare insieme cose. Quindi non è come Kirby 64, diciamo, lì potevi mischiare tutto. Ok, grazie. Tra l'altro le indicazioni sono in alto a destra. Beh, questa qua è tipo uno di quei puzzle. Tagliare la bomba non basta, accenderla non basta, hai bisogno di tutte e due. Ma lo lasci fare a me, amico? Vabbè. Ecco quello che dicevo, ho menzionato in Triple Deluxe e Planet Robobot. Quei pezzi di puzzle corrispondono praticamente agli sticker o ai portachiavi di quei due giochi, ma non ci sono più sfere per dire. Ingranaggi, fiori, sole e cubi non ci sono più. Ci sono solamente questi che sono collezionabili molto più semplici, ma per chi non ricordasse, anche qua c'è il tipo di pezzi di puzzle blu che puoi prenderli tutti i livelli che vuoi, non c'è problema, non sono unici. Poi però ci sono quelli arcobaleno che invece sono unici e dovete prenderlo, potete prendere solamente in questo specifico livello, cose varie. Ok. E credo che questo gioco vada molto di più con questi, che mi danno molto di più dato che qua non sono cose uniche come erano in 3DS.
tipo Deluxe o Planet Robobot qua compongono qualcosa, insomma. Ciao. Infatti, guardate qua quanti ci saranno. Però ecco, sì, per quell'arcobaleno ci sarà ancora un po' da cercare. Ma siccome non ci sono più cubi, sfere, cose varie, non funziona più come in Triple Deluxe, diciamo. Triple Deluxe era i cubi barra soli. Te li faceva benissimo vedere il gioco, ma dovevi comunque fare una challenge o cosa del genere. Mentre invece i portachiavi dorati, come era il Triple Deluxe, era una cosa che dovevi trovare. Il gioco non ti diceva niente su dove trovarle, cose varie. Qua invece credo che abbiano un po' cambiato le cose semplificandole. E come cavolo si toglie? Uff, non è più col touch, quindi mi stavo per confondere. Ed è tornato sul meno, alleluia. Non è più X, forse lo è anche. No, ok, è vero, qua c'è il cuore, quindi. Max Intomato. Mancavi solo a te, ok. Ora che comunque sono un elemento non posso più mischiare con nulla, insomma. Avrei potuto mantenere la spada, però. Ecco, qua ho bisogno di voi. Grazie. E questo è con l'arcobaleno, sì. Un po' nascosto forse lo è. Però vabbè, questo era il primo, chissene. Bene. Ho attivato questa cosa, quando ho il punto esclamativo interagiscono. Avevo detto che questo gioco non laggava, ma quando fanno così. E traguardo. Questo gioco è molto più semplice, infatti, anche proprio sempre per i multiplayer. In tante cose è molto più semplice. Però sono tornati a questa meccanica. Meh. Vediamo dove arrivo. Beh, terzo, già meglio di Adventure Wii. Io odiavo la mole in Adventure Wii. Col cannone almeno riuscivo ad arrivare un po' prima. Qua. Ho paura di ritornare ai problemi di Adventure Wii. Ma ecco i pezzi di puzzle cosa fanno? Compongono un puzzle per l'appunto stavolta. I più puzzle perché sono tantissimi. E questi invece sono quelli unici che potete prendere solamente in specifici bordi, quelli rosa diciamo. Bene, sono già praticamente riuscito a spiegare così tutto. Primo livello completo. Ora per l'appunto credo che i mondi sono tornati corti come Adventure Wii, quindi si vede se riesco a fare un mondo intero in un episodio, si vedrà. Però qui c'è un altro tipo di collezionabile. Vedete la preview dove c'è scritto anche Cupola Ciambella, che adesso effettivamente hanno i nomi, i livelli. Vabbè. Oltre al pezzo del puzzle che si nota la forma, c'è anche un'altra strana forma. È un altro tipo di collezionabile, possiamo dirlo. Che per l'appunto sostituiscono i cubi perché fanno essenzialmente la stessa cosa, ovvero sbloccano livelli. Un po' come vecchi giochi, effettivamente. Sì, grazie per avermelo dato giusto, però non è più tanto così. Ma è meglio avere meno elementi possibili. Dai qualcosa a loro. Ecco, se non tocchi lui mi fa un piacere, così abbiamo due elementi diversi. Ok. È consigliato usare l'acqua qui di sicuro, il gioco te lo indica anche, però. Il ghiaccio più o meno è quasi la stessa cosa. Wow, quello era un attacco nuovo del ghiaccio. Grazie. Oh. Ah, giusto, queste nuove entità effettivamente sono proprio prova di elemento. A seconda dell'elemento che hai di distruggere lo scudo, quello che abbiamo appena sconfitto. Avevo uno scudo di fuoco, usa ghiaccio o acqua, insomma. Tra l'altro, gli aggiornamenti hanno fatto anche cose ai livelli che tecnicamente si possono scovare, insomma. Da quando hanno aggiunto tutti gli amici da sogno, li chiamo così se non sbaglio. Adesso puoi trovare i loro quadri nascosti nei livelli. Però sono davvero molto nascosti, quindi. Yikes. Sono di solito però nascosti nei muri e cose varie. A proposito, pezzi di puzzle neanche uno finora. No, va bene.
Ah, giusto, quei baci che avete visto da Kirby quando Kirby o un suo amico prende il cibo, si possono baciare per ridarsi il cibo. Stesso di Superstar. E anche Banjo Wii forse quello poteva fare. Vuoi Mr. Roccia, eh? Ok, è un'altra cosa che effettivamente succede. Lui può combinarsi con cose, ma è una cosa momentanea. Quest'attacco qui, attacco d'acqua più roccia, fa questo, però è momentaneo, non dura sempre. Io adesso sono comunque solamente pietra, come chiama il gioco. Sto sbagliando. E due pezzi di passo, ok, grazie. Immagino che quello lo faccia qua anche. Ah sì, è vero. Dopo che fai un'animazione non la devi più fare per un po'. Ah, vabbè, avete già visto, giusto, che effettivamente questo gioco ha enorme fanservice e quindi la roccia prima di tutto è quello che è. E effettivamente questa qua è una delle rocce che è stata aggiunta con gli aggiornamenti. Stessa cosa, l'ultimo aggiornamento ha aggiunto un sacco di cose. E questa è una stanza challenge, lo sappiamo già, no? E di solito se c'è una stanza challenge è qui che c'è quel coso arcobaleno. Basta anche acqua, non serve per forza ghiaccio. Acqua e ghiaccio vengono trattati davvero in modo molto simile, però no, a quanto pare non deve esserci per forza quello arcobaleno. Buono sapersi, che dire. Così quindi queste stanze se le falliscono non ci devo rimanere male. Quello di Triple Deluxe, cioè. Oh, quello era buono. Devo farlo? Sì, era quello che voleva. Ah, quelli mi sa che si possono colpire solamente facendo quella combo. Ecco, mi serviresti te effettivamente, visto. Ci vuole acqua, ok, grazie. Poi quello lì, quello dorato, quello, vabbè, arcobaleno. Bene. E preso. Ok, che va qui. Oh, aspetta. Volete tecnicamente una nuova abilità? Levatevi da lui. Nuova abilità. È praticamente un sostituto dell'abilità granata, o quello che era. E sì, serve perché adesso è multiplayer, quindi fa questa cosa. Va bene, carino. Oh, eccolo l'interruttore. Questo è regalato effettivamente, ma di solito sono nascosti questi. Possiamo dire che sono questi il tipo di cose rare come i medaglioni dorati che c'erano in Triple Deluxe. Ma non ci sono in ogni livello, quindi nessun problema. Di solito si può capire anche dalla mappa in quali livelli ci sono, però comunque te lo dice. Vabbè, abbiamo già preso tutto quello che ci serve. Grazie. Dovrò imparare il timing se a me la pena 3. Ai ai ai. Nove pezzi presi. Ah, tutti qua. Vabbè. Bene. Ah, tanto per dire,
i puzzle non saranno mai completi verso la fine del gioco, non lo saranno mai. Questo perché questo gioco ti incentiva molto ad andare anche per le altre modalità, che in questo gioco di per sé sono un po' più divertenti. Palazzo dei sogni. Eccolo qui dove possiamo prendere. È sbloccato il palazzo dei sogni, lì potrai incontrare dei personaggi leggendari. Bene, comunque siamo a 19 minuti, abbiamo fatto solamente due livelli, quindi sì, mi sa che divideremo comunque i mondi per due. Ma qua è qua che viene il vero divertimento. Oh, che bello è questo posto. Questo è il palazzo dei sogni, questo è il palazzo dei sogni, grazie, l'ho già letto. Se usi qui lo scettro dei sogni potrai reclutare dei personaggi di sogno. Quando afferri lo scettro dei sogni la roulette si avvierà, premi per chiamare l'amico sogno, ok. In realtà ne abbiamo un bel po' ancora da sbloccare. Sembra che all'inizio vorrei a caso, ma in realtà ti fa scegliere. Inizio con lui, dato che tecnicamente è quello che di solito avreste se inizieresti il gioco. Ma gli altri effettivamente non quando è che li sblocchi. Ripeto, non so quando. Beh, togliamo uno degli oggetti. Ok. Non ho mai visto completare sto gioco con l'aggiornamento già fatto, quindi si vedrà quando si sbloccano gli altri. Perché ci sono solamente quelli del primo aggiornamento. Questo abbiamo già fatto. Facciamo questo che forse è l'ultimo livello della giornata. C'è altro da esplorare qui? Sì. Non ci sono segreti stra-enormi nella mappa, quindi inutile. Questa qua è anche l'unica mappa che ti permette di andare così in 3D. Ci saranno degli easter egg, quello sì, anche la mappa sono piene di easter egg. Questo gioco ne ha un sacco. Guardate chi è ritornato. Beh sì, in quanto stile, diciamo, design, sono tornati a Superstar. I personaggi sono di Superstar e cose varie, mentre nei precedenti giochi erano tutti più su Adventure Way, insomma. Buondì. Aspetta, dammi. C'è solo acqua, no, va bene. Anche questo qua è un oggetto, quindi può avere un elemento attaccato. Però forse preferisco lui. Grazie. Va bene. Come volete voi. Però forse qua mi serve il fuoco, vero? Il fuoco non lo dai però. Ah no, era lì. Man. Togliamo l'altro elemento, ok. Comunque il bello di Bandana D effettivamente, anzi il bello di Amici dei Sogni in generale è che la loro specialità è essere praticamente dei misti di combinazione di Kirby, insomma, no? Mentre anche se vado di aiutante che ho appena preso di per sé non è un misto, è solamente l'abilità lancia, il bello è che l'abilità lancia non c'è in questo gioco, ce l'ha solamente lui. Quindi sono dei misti di abilità che non ci sono neanche nel gioco a volte. Grazie. Credo che effettivamente anche Bandana D ce l'avrebbe fatta a prendere qualcosa. Ah, tutto qui? Sì. Ok. È così libera l'abilità yo-yo. Probabilmente una delle mie preferite che è ritornata in questo gioco. Questa specifica stanza non compare molte volte, ma di per sé quello che succede quando ci entri dentro, innanzitutto sei obbligato ad avere più personaggi, almeno due, e si separano. Come stiamo per vedere adesso. Esatto, si separano e devono fare il loro compito. È molto più divertente quando si sta giocando veramente insieme. Grazie mille.
Grazie. E siamo. Che dovrebbe essere praticamente la parte principale del livello. Questo. Ci sono loro. Palle di Waddle Dee. Sì, c'è l'abilità frusta, quindi. È uno di quelli che c'è. Perché alcune abilità, anche se erano letteralmente appena state aggiunte o ritornate in Planet Robot, sono state già tolte. Tipo abilità dottore, non c'è più quella. Non che mi interessa se molto di quella. Ciao! Grazie. Ah, una cosa che non ho detto nel palazzo dei sogni, quello che abbiamo usato prima, è che a una appena lo usi si scarica quando lo prendi. E se non sbaglio, per ricaricarlo o vai da un altro, perché spoiler, ce ne saranno altri palazzi, oppure se non sbaglio basta completare un livello anche già fatto. Insomma, non te lo vogliono far abusare, ma allo stesso tempo è super semplice da farlo, però ok. No. Mio. Ciao. Che abbiamo qui? Ah, ok, devo essere in fretta, devo andare in fretta e basta. Ah, c'era un interruttore anche qua, meno male, non me ne sono accorto che c'era, quindi meno male che l'ho trovato. Non c'è in ogni cosa. Livello X ha sbloccato, ok. Devo vedere effettivamente quanti livelli ha questo mondo. Perché stiamo facendo il terzo, ma non vorrei che ce ne fossero tipo 8 per il mondo, quindi farne 4 alla volta. Ovviamente Palazzo da Sogno non compreso. Okay. Cosa abbiamo qui, ho visto? Ah, vabbè. Grazie. Sì, qua è necessario il fuoco per far entrare tutti. Spero che facciano in fretta! Vabbè. Non so se il puzzle avrebbe funzionato comunque se fossimo in tre. Ah, tu guarda chi l'ha preso. Buongiorno. Sì, a volte te lo regalano, a volte gli fanno una challenge. Boh. Non so ok, due, questo è già mai. Questo secondo me ha già più senso, perché probabilmente ti chiedi di premerlo con il più in basso possibile. Quello di Adventure Wii non sembrava fatto così. Quindi se effettivamente premi lo più in basso possibile va bene. Sì, comunque credo che solamente certi puzzle abbiano stessa gomme viola per i pezzi unici, perché molti puzzle sono stati aggiunti dopo l'aggiornamento e l'aggiornamento non ha aggiunto livelli aggiuntivi nella moneta storia, quindi possono comporre solamente parti del puzzle in là. E questo è il livello extra. Biscotto bonus, ho letto bene. Hai sbloccato il livello extra, altre avventure ti attendono. No! Sorry. Non erano le mie intenzioni. Ah sì, comunque in questo gioco c'è una funzionalità amiibo che ti aiuta a curare, ma non ho un amiibo di Kirby, quindi spero che effettivamente quegli altri amiibo funzionino. Quello che volevo vedere, se mi fai vedere...
Qua non ho la lista dei livelli. Non mi sembra di avere una lista di item, ma qui sono 1, 2 e 3. Qua sembra però sbloccarsi anche qua. Ah no, aspetta, so cos'è questa zona. Sì, per questo primo mondo ce ne sono 3, quindi mi sa che concludo qui. Questo sì, è già sbloccato, mi sa. Vabbè, comunque, questo primo episodio finisce qui. Qua la GK è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio, spero che la serie vi piacerà. Niente lag stavolta, e arrivederci tutti quanti. Ciao ciao!